Tra poco scopriremo se le due squadre sapranno offrire uno spettacolo degno della cornice splendida di pubblico. Un saluto da Piero Ghibaudo e Stefano Nava. Questa è una sfida fra Carlisle United e Cheltenham Town. Vengono da una vittoria in trasferta che certamente avrà dato morale. Le vittorie, come quella per 2-0 da cui sono reduci, possono far dimenticare la fatica e spingere un giocatore oltre i propri limiti. Penso proprio che vinceranno. Stefano, cosa pensi della partita dei padroni di casa? Sono partite alla grande con due vittorie nei primi due incontri. Non mi aspettavo niente di meno da una delle formazioni candidate alla promozione e oggi cercheranno di centrare il terzo successo. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. 4-5-1 per loro oggi, che all'occorrenza potrebbe diventare un offensivo 4-3-3. Il tecnico punta molto sull'apporto dei due esterni sia nella fase di non possesso sia sul ribaltamento dell'azione, quando saranno chiamati a spingere per supportare l'unico attaccante di ruolo. Thanks. Ecco come si schierano gli ospiti. Hanno deciso di affidarsi a un canonico 4-4-2, due linee da 4 e ovviamente due punte lì davanti. Mi sembra una scelta oculata. L'allenatore evidentemente ritiene sia il modulo più adatto alle forze mandate in campo oggi. Thank you. Enjoy the game. Si comincia. Può avanzare, sta avanzando. Attenzione, occasione. Perdono palla dopo l'intervento di un difensore. C'è spazio per andare, occhio al tiro, tutto è pronto per il rinvio dal fondo. Piove e diventa cruciale la scelta dei tacchetti giusti per i giocatori. In queste condizioni è fondamentale Pierre, ci vuole poco a scivolare sul terreno viscido. Conquistano un buon pallone al centrocampo. Hanno spezzato bene la trama qui. Guadagna metri verso l'area. Cross in mezzo. Ci arriva, attenzione, può provare. Un tiro davvero inguardabile questo. Secondo quanto riportato sui giornali, il giocatore sarebbe corteggiato da diverse squadre. È presto per dire dove finirà. Potrebbe anche rimanere dov'è. Bisogna vedere se c'è la volontà di vendere e a quale prezzo. Occhio al suo movimento, punta la porta, palla molto, occhio al tiro, palo e gol. Niente da fare qui per il portiere su questa conclusione angolatissima. Ha trovato un gol di sponda, grande gol con la palla che è entrata dopo aver picchiato contro il palo. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Ci sono metri a disposizione. Buono l'1-2. Spazio per il cross. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Si avvicina all'area. Occhio alla ripartenza. Attenzione, gran palla in mezzo. Vantaggio che comincia a farsi importante. 2 gol da recuperare ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altre. Impresa non facile per quanto si è visto finora. L'allenatore può essere soddisfatto, direi, di come sta giocando oggi la sua squadra. Stanno dominando il match. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Palla girata sulla corsia. Può avvicinarsi alla porta. Guadagna metri. Risolve problemi, grande intervento. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Punta l'area. Buona l'intuizione qui. Palla ancora in gioco, intervento comodo qui per il portiere, non un granché il tiro. Poteva fare decisamente meglio da quella distanza. Apre il gioco. Spazio per il traversone. Buona la chiusura. Occhio, cerca l'area di rigore. Il difensore blocca bene il cross. Si riparte con una rimessa dal fondo. Si sta mettendo in evidenza fin qui con un'ottima prestazione. I difensori avranno il mal di testa al termine della partita. Non sono riusciti quasi mai a fermarlo, come dimostrano il numero di tiri in porta, ma soprattutto i gol messi a segno. E possono ripartire. Partono in contropiede. Palla vagante. Attenzione, occasione. Attenzione, la palla è lì. Sono 3 i minuti addizionali concessi dall'arbitro. C'è spazio per andare. Ha spazio per andare. Non riesce a bloccare, attenzione. Lo ferma ma non controlla. E dopo la fine della prima frazione dunque 2-0, squadre che tornano negli spogliatoi. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Guadagna metri verso l'area. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Occhio al suo movimento, prova la botta, ha sprecato una grande occasione. Le condizioni non hanno sicuramente aiutato in questa conclusione. Ci sono metri a disposizione, buon pallone filtrante, è tutto solo. Portiere chiamato in causa qui, direi non troppo difficile. Pallone controllato senza difficoltà dai difensori. Ha disputato una prima frazione davvero molto positiva da incorniciare fino a questo momento. Se la sua squadra è in vantaggio lo deve soprattutto a lui, ne ha fatti due nella prima metà di gara e punterà almeno alla tripletta nella ripresa. Bravo! Si avvicina all'area, passaggio impreciso, pallone intercettato. Va con il possesso palla. Si immola il difensore. Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner. Questa sostituzione potrebbe dare la scossa necessaria per cercare... C'è l'intervento di pugno. Buono l'appoggio. Potrebbe provare il tiro. C'era lo spazio per calciare verso la porta e ha trovato un gol bellissimo dal limite. Complimenti davvero, ha lasciato partire un bolide che si è infilato alle spalle del portiere. Gli autogol, si sa, fanno parte del calcio, non credo che il difensore potesse farci molto in questa occasione. Direi di no, Pier. Forse voleva solo respingere la conclusione, ma la palla gli è schizzata sul corpo prima di terminare in rete. L'allenatore può essere soddisfatto, direi, di come sta giocando oggi la sua squadra. Stanno dominando il match. È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Arbitro che ferma il gioco e dunque si riprenderà con un calcio di punizione. Ci sarà dunque una sostituzione? Perdono il pallone. Guadagna metri. Ottimo intervento. Parte il tiro ed entra in rete, gol! Una giornata che non dimenticherà, è arrivata la tripletta. 3 gol per lui, una giornata fantastica. Sì, sembra davvero inarrestabile, Pier. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Con questa rete aumentano ulteriormente il proprio vantaggio. E sarà calcio di punizione. punta l'area. E possono ripartire. Viene pressato. Avanza, palla al piede. Non può sbagliare da lì. Intervento facile per il portiere. Ottimi i suoi passaggi oggi. Siamo agli sgoccioli, ha un'autostrada a disposizione. Occhio qui. Prova a piazzare. Attenzione! Rete! Uno splendido rasoterra che finisce in rete. Nulla da fare per gli avversari. Una sentenza nell'area piccola. Portiere decisamente fuori posizione in questa circostanza, grandi responsabilità su questo gol. E sono d'accordo Pier, si è concesso una gita fuori porta, un picnic, costata cara alla sua squadra. Giocatore che viene richiamato in panchina e sentite gli applausi dei tifosi, prestazione convincente. Uno dei migliori in campo. Credo che l'allenatore l'abbia fatto uscire per buttargli una meritata standing ovation. Siamo nelle fasi finali della gara, le cose non si sono messe bene per loro. C'è la regola del vantaggio e dunque si va avanti. Giusta decisione. Si avvicina all'area. Attenzione, pericolo. Spazzano via il pallone. Mancano 4 minuti alla fine della gara. Guarda il movimento in area. Bravi qui a bloccare tutto. Ci saranno 3 minuti di recupero. C'è spazio per andare. Basta così, arriva il fischio dell'arbitro. Ha disputato una partita eccezionale, una grande gara. Ha fatto la differenza in campo, mettendo a segno una straordinaria tripletta. Si porta a casa il pallone della partita, Pier. Match che ha visto praticamente una sola squadra in campo. Una vittoria schiacciante. Fotografa alla perfezione il divario visto oggi in campo. Palla molto, occhio al tiro, palo e gol. Occhio alla ripartenza. Attenzione, gran palla in mezzo. Buona intuizione qui. Palla ancora in gioco, pericolo. Attenzione, occasione. Attenzione, la palla è lì. Sostituzione potrebbe dare la scossa necessaria. C'è l'intervento di pugno. Potrebbe provare il tiro. Parte il tiro, ha un'autostrada a disposizione, occhio qui, prova a piazzare.